Buongiorno. Buongiorno. Avrei bisogno di parlare con il portiere. Quale dei due? Quello vero. Ah, allora, prego. Ti piace la battuta, eh? In questa cornice mistica oggi cucino con... Veronica Storari. Ora ti faccio un bel caffè. Ok. Prima di iniziare a cucinare, ma sai cosa ti faccio? Ti uso, macino direttamente i chicchi con questa macchinetta. Poi basta solamente pigiare e tutto l'aroma del caffè rimane inalterato così. Vedi, come al bar. Andiamo a cucinare. Na 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 na. Allora, questa ricetta si chiama Weekend con il mirto, in onore della nostra Cagliari. Nostra di chi? Nostra? Ah, la vostra, Marco. Di Marco. No, scusami, ero abituato. Verrai a trovarmi il prossimo anno. Assolutamente. No? Da settembre sono giù 3 mesi. Cagliari pure si sta bene, dai. Cagliari bene, Cagliari è... A parte il clima è fantastico, un po' ventoso, ma non ho mai indossato un giubbotto quest'anno. Mettiamo sul fuoco le capesante con un pizzico di olio e un pizzico di burro. Il segreto di una capesanta perfetta, vieni che lo diciamo, qual è secondo te? Che rimangano turgide. Più turgide sono le capesante. Sì, no, più. Ma croccanti, 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 sì, croccanti. Ma quando finisci, no, tra 10 anni? Quando finirai, no? Che ruolo ti vedresti? Cioè, ti cominci a pensare, no, a quello che vorrai fare da grande? Io... Che ruolo ti vedi? Sempre nel mondo del calcio, immagino, perché insomma sei... Cioè, si vede che è una professione che fai con piacere, no? Sì. Che è un mondo che ti piace. Anche perché... 39 anni, se continuo a giocare e mettermi in gioco vuol dire che sono proprio innamorato del mio mestiere, quindi penso di fare allenatore. Pochi portieri che hanno fatto allenatore, pochissimi. Bravo, sono pochi, quelli che l'hanno fatto sono anche scarsi, no? Bisogna anche tostare il pane, quindi accendi il fuoco e richiamiamo dei piccoli rotondi di pane. Vai, mettilo nell'altra pentola, le capesante cuociono. Mi piace questo sfrigolio. Le pinze, dove devo sono girare, le pinze? Devo girare? Sì, girale. Ok. Ok, ci prendiamo anche un piattino di servizio. Questo qua. Questo scudo di Galatron. Sì, no, falle ancora due secondi. Sì, falle spadellare. Dagli proprio... Ecco, mia Veronica, quanto mi mancherà. Veronica, posso rimanere qua con voi? Sì, certo. Tanto c'è nonna, c'è mamma. Bravo, sei a posto. Ok, è spento il fuoco? No. Ecco, lasciamolo acceso e adesso siamo pronti, le capesante le mettiamo qua, prendiamo il mirto e facciamo la crema di mirto direttamente nella pentola della capesante. Sai perché ho fatto questo? Perché? Non perché volevo fare dei fuoti. No, non avere paura. Per togliere l'alcol. Brava. Ok, questa c'è. Poi, qui ci vuole un pezzettino di burro ancora nella salsa. Perché è una salsa, una specie di crema di mirto, capito? In teoria tu hai una visione completa, no? Io qua sì, però ce l'hai... Dalla tua prospettiva. Però dalla mia prospettiva ce l'hai... Un po' schiacciata, diciamo. Sì, nel senso che sei abbastanza dietro. E poi, non per esempio, a me piace molto la fase difensiva. Perché ce l'ho lì, perché la vedo, perché sono sempre stato abituato a organizzare io la difesa. Veronica, ora cosa adesso sono questi bellissimi limononi? Cedroni. Allora, io voglio fare una maionese al cedro, quindi prendo maionese che abbiamo fatto, non è vero, l'abbiamo presa dal vasetto. Non è vero. No, l'ho fatta io stamani. Ma infatti, ti ho visto. Quanta, tutta? Sì. E poi bisogna mettere del cedro, quindi vai a grattugiare un po' di cedro.
Quindi abbiamo maionese al cedro, il pane che è pronto, le capasante. Questo è, guarda che la sta cremina. Facendo, vedi gli zuccheri come si stanno un po' ricomponendo. Ok? E poi vado ad aggiungere questo stupendo aceto balsamico e vado a rendere un po' più acida la crema. Quando uno fa allenatore deve essere pronto a fare tutto, no? Quindi dal centrocampo alla fase offensiva, e secondo me un po' il difficile è quello. Devo dire che già mi piaceva prima, dopo che ho avuto Conte mi sono proprio quasi convinto che è bello fare l'allenatore. Allora, prendiamo questa vasca da bagno, ok? Andate a mettere un po' di rucoletta qua e là, un goccio di olio, poi vado a mettere questa cialdina, quest'altra cialdina, ok? Ti piace così? Bellissimo. Grazie. Poi vado a mettere un po' di maionese. Andiamo a mettere la capasanta e andiamo a benedire qua e là con aceto e mirto. Ci siamo. Andiamo anche a prendere questo buonissimo pecorino sardo DOP, non troppo stagionato, mi raccomando. E andiamo a metterne una parte qui. Bottarga come se piovesse. Io penso che gli italiani siano i migliori, ma non perché sono miei amici, non perché io sono italiano e sono italiani loro. Io penso che la scuola italiana sia la migliore. E finiamo come? Con un greco di tuffo. Assolutamente, un anche perché le origini di questa terra sono anche un po' greche. Mamma, che attinenze. Hai visto che cultura? Arancincino, allora. Arancincino. Arancincino. Beviamo questo vino. Capasanta un po'. Fai tu che è meglio, perché sta diventando una scena... È buonissimo. Buonissimo. Veramente? Sei rimasto sorpreso o te l'aspettavi una cena così particolare? Sono rimasto sorpreso. Sorpreso perché pensavo che fosse una cena, una delle solite cene. Ho sentito dei buoni sapori e non è solito questo, insomma. Cos'hai imparato in cucina? A tagliare lo scalogno. Va bene, siamo avanti. No, ho imparato, e questa dico è semplicemente la verità, che si può fare della cucina di livello, fusion, come la vogliamo chiamare, moderna, però genuina, buona, e tu sei veramente bravo. Grazie tesoro. Date un bacino in diretta TV. Grazie. C'ho pure cacao, no?